Si parte, buon divertimento con Juventus Alessandria, questo test amichevole qui allo Juventus Training Center di Torino. Va Pellegrini, va al 17 ancora, la conclusione di parte di Pellegrini, palla out, provato a tenere il pallone, da improvvisare questo sinistro. Zuelli dall'altra parte, Sule, vuole convergere sul mancino, Sule a giro, palla fuori, ancora la grande tecnica al potere di Mattias Sule, provato il super gol, niente da fare, per poco. Pellegrini con il mancino, Pisseri, deviazione, calcio d'angolo, Juve pronta a battere il quinto corner del match. Pellegrini la tocca lì vicino, ancora Sule, rientra sul mancino, la palla rasoterra per Maressa, la conclusione, la Juventus è in vantaggio, 40° minuto, il più giovane di tutti ha segnato, il numero 8 Tommaso Maressa, 1-0, qui è andata ad anticipare un avversario e ha trovato il gol del vantaggio a favore della Juventus. Gran palla, quasi sotto l'incrocio dei pali. Finisce qui la prima frazione di gioco allo Juventus Training Center. 1-0 per la Juventus contro l'Alessandria. Il traversore di Pellegrini prova a cercare Rugani, colpo di testa, la parata, poi la conclusione. La palla che sbatte contro il palo, colpita da numero 8 ancora, no, forse contro il palo esterno, il secondo palino di Maressa. Lo scarico per Bonetti verso Cibozzo il dribbling, attenzione, Cibozzo ancora può calciare in porta, sempre Cibozzo, limite l'area, la palla va fuori ancora una volta per De Sciglio, la ferma, il contro cross in mezzo, la palla scorre, attenzione, la conclusione, palla fuori, grande opportunità per Toricchia per trovare il gol del 2-0, diagonale, palla fuori. Marcatura uomo per quanto riguarda la Juventus, con il traversone in mezzo a Righini, la sponda e gol di Corazza, 1-1. Il bomber dell'Alessandria trova la rete da due passi, nulla da fare per Carlo Pinsoglio, 46° minuto, cambia il parziale qui allo Juventus Training Center. Qui rivediamo la sponda, gioco dei ragazzi per un cobra dell'area di rigore come lui, mettere in porta al volo, 1-1 il punteggio. Rugani di potenza in avanti a cercare Cibozzo prova l'aggancio, ma trova anche la presenza di Mantovani, buona chiusura difensiva, no, non buona perché Cibozzo riplana sul pallone, Cibozzo dentro l'area di rigore, Cibozzo la mette in mezzo e la rete, Cibozzo, 2-1, 93° minuto, trova il gol che potrebbe definitivamente chiudere la sfida, Cibozzo, 2-1 per la Juventus. Sull'errore di Mantovani, sembrava in grande controllo, invece Cibozzo ha un grande cuore e qua trova un pallonettino, traversa e palla in rete per il gol del 2-1 della Juventus. Una partita che regala grandi spunti in questo finale. Il triplice fischio arriva adesso, finisce qui allo Juventus Training Center di Torino. Juventus batte Alessandria 2-1.